Si è tenuta questo pomeriggio all'interno della chiesa Sacro Cuore di Biancavilla una celebrazione eucaristica in memoria del compianto padre Greco che 15 anni fa ha lasciato questa terra. A ricordare la figura di padre Greco, Don Ambrogio Monforte, che adesso è parroco della chiesa Sacro Cuore. Per noi celebrare il ricordo di un sacerdote significa celebrare il grande dono della vocazione di Dio che in ogni luogo, in ogni tempo, continua a chiamare tra gli uomini degli uomini a servizio degli uomini. Allora la prima cosa quando si fa il ricordo di un sacerdote è celebrare il dono della vocazione. Dio che continuamente chiama e suscita uomini e donne che con generosità lavorano per il popolo di Dio. Certo, Biancavilla ha avuto tanti grandi sacerdoti e tra questi mi permetto di dire anche padre Greco che in tutto il Novecento, lui è nato agli inizi del 1900, siamo nel 28, nel 51 diventa sacerdote e fino al 2004 ha lavorato per questa porzione di popolo di Dio che è a Biancavilla. Ecco, tutti conosciamo il suo operato, tutti conosciamo il suo agire, a volte burbero, a volte caparbio, però tenace, zelante, dedito all'educazione delle giovani generazioni. Lui ha fatto di questa porzione di popolo che allora costituiva una periferia negli anni 50, nel 1956 quasi era in aperta campagna, però lui in un terreno di sua famiglia ha voluto rendere scommettere la sua vita e ha saputo guardare oltre, tant'è vero che se noi riusciamo oggi a lavorare qui in questa zona, in questo quartiere, è perché qualcuno, e quindi lui prima di noi, ci ha creduto e ci ha lavorato dandoci anche la salute e noi conosciamo come gli ultimi anni di vita del padre Greco sono stati anni malfermi, proprio ecco, anni logorati dalla sua sofferenza. Allora celebrare questo ricordo significa fare memoria grata di coloro che sono passati tra di noi e soprattutto ringraziare il Signore. E vogliamo in questa occasione anche rilanciare un appello alle famiglie, ai nostri giovani, che ognuno possa sentire anche proprio l'appello della vocazione. Allora la memoria di questi uomini ci vuole insegnare che seguire il Signore, servire il Signore è una bella avventura.